Ecco, sono partito con la registrazione. Ripartire la registrazione. Allora, oggi è il 21 ottobre 2021. Cominciamo la lezione con Arav Habib. Prego tutti quanti di mettere muto. Bekavod, Arav Habib. Bene. Allora, siamo sempre nella parasha di Hukat e affrontiamo quello che forse è l'argomento più noto di questa parasha, ma anche uno dei più noti in generale della Torah, ed è il cosiddetto peccato di Mosè. Nella parasha di Hukat abbiamo la storia del peccato di Mosè. Prima cosa, leggiamo i versi e poi vediamo di portare alcune delle interpretazioni su questo peccato. Qualcuno ne ha contate 15 di interpretazioni, non le faremo tutte 15, però insomma, alcune interpretazioni vedremo di farle. Allora, cominciamo dal testo. In realtà ce ne sono vari di testi sul peccato di Mosè, c'è un testo nella parasha di Hukat, ma ci sono anche testi in altre parashot, per esempio in Pinchas e anche in Devarim, la parasha di Asinu, si parla del peccato di Mosè. Vediamo un momento di vedere tutti questi testi. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, disse Hashem a Moshe Aaron, Yahan lo emantem bi leakdisheni lenei bnei Israel, visto che non avete creduto in me per santificarmi agli occhi di tutto Israele, lachelo tavio et hakal hazeh el haaretz asher natati lehem. Perciò voi non porterete questa comunità verso la terra che io ho dato a loro. Emma Merivah, questa è le acque di Meribah, asheravu bnei Israel et Hashem, quindi i bnei Israel hanno litigato con Hashem, Bekadesh bam, si è santificato in essi. Vediamo Hashem e Moshe Aaron, Beorar, più avanti c'è scritto, disse Hashem a Moshe Aaron, Aorar, al Gevul Eretz Edom Lemor, sulla confine della terra di Edom, dicendo, e se Aaron e Lamav si radunerà Aaron col suo popolo, cioè muore, chi lo Yavò, El Haaretz Asher Natati li bnei Israel, perché non verrà nella terra che io ho dato ai figli di Israele. Asher Meritem et pi Asher et pi le Memeriva. Perché siete ribellati alla parola di Dio. Questo nella parasha di Hukat. Vi ricordo brevemente l'antefatto di quello che è successo. Quello che succede è che siamo davanti a una delle varie lamentele del popolo ebraico nel deserto, e la lamentela è per non avere, perché non aveva acqua. La lamentela per l'acqua. Si raduna tutto il popolo ebraico intorno a Mosè, Mosè va nell'Ohel Moed, Mosè si arrabbia con gli ebrei, gli dice: Mamrimatem, voi siete ribelli, ascoltate ribelli, Shimona Amorim, ascoltate o ribelli. E c'è l'ordine di Dio Di parlare. di prendere il bastone e di parlare alla roccia, e dalla roccia verrà fuori l'acqua. Mosè invece di prendere il bastone e parlare alla roccia, batte la roccia. Okay. Questa è la storia del battere e parlare, la faremo alla fine, una volta tanto la facciamo soltanto alla fine. Vabbè. Questa è più o meno la storia. Allora, questa storia, ripeto, c'è nella parasha di Hukat, che è quella che stiamo studiando, ma viene ripetuta in qualche modo nella parasha di Pinchas. Nella parasha di Pinchas c'è scritto: Vediamo la scena di Mosè. Disse Hashem a Mosè, sali in questo Arabarim, Ure et Haaretz asher natati libnei Israel, vedi la terra che ho dato ai figli di Israele, Ur'ita otha e la vedrai, ve ne safta ve ne sante la mecha e ti radunerai il tuo popolo, cioè morirai, che a ta gamata anche tu, ka asher ne safa monachica, come è morto Aaron tuo fratello. Be asher meritem et
perché voi avete, siete ribellati alla mia parola del Midbarzin nella lotta nel litigio, nella lamentela della comunità. Le acriceni per santificarmi con l'acqua dai loro occhi. Questo è in Pinchas. La quarta volta abbiamo questa storia nella parasha di Erasino. Parasha di Erasino, Dio dice a Mosè di nuovo di salire l'Ara Evarim, al monte Nebo, vedrai la terra di Canaan, che io do. E poi dice un mutbar, e morirai in quel monte, a Asher Ataol Lasham, in cui tu sali. Asher Ma'altem Bi, perché voi avete, difficile da tradurre Ma'altem, avete, mi avete in qualche modo profanato, qualcosa di questo genere vuol dire Ma'altem. Bi betoch bnei Israel, in mezzo ai figli di Israel, e questo di nuovo, Memeriva, e Asher lo kiddashtem Oti, perché non mi avete santificato betoch bnei Israel. Ok, allora abbiamo vari versi, varie fonti in cui questa storia viene ripetuta. Quindi evidentemente la Torah considera questa storia importante. La Torah ripete questa storia varie volte, di Mosè che non entra, eccetera, eccetera, e le colpe. Ora, le colpe sono tante. Le colpe sono di mancanza di emunà, lo emantem bi, di ribellione a Dio, di non aver santificato il nome di Dio. E di nuovo poi di questa meila. Ora vi dico cos'è la meila. La meila normalmente, proprio in inglese qui vuol dire questo, normalmente è la profanazione di un oggetto sacro, l'uso di un oggetto sacro per fini non sacri. Io prendo, cos del Beta Miklash e lo uso per berci il vino a casa mia. Uso un oggetto sacro per qualcosa di non sacro. Poi prendo un'offerta che è stata destinata al Beta Miklash e la destino a qualcos'altro. Questo è Meila. Meila è trasformare una cosa sacra in una cosa non sacra. Questa è la Meila. Mosè e Aaron vengono accusati di Meila. Qui altre accuse: mancanza di fede, mancanza di santificazione del nome, Meila, ribellione a Dio. Tutto questo per la storia di Meila. Tutto questo per la storia di questa storia delle acque. C'è un grande commentatore del 400, che è Rabbi Yitzhak Arama, che fa una raccolta preziosa di tutte le interpretazioni della storia del peccato di Mosè. Fa pazientemente una raccolta delle interpretazioni, commentandole, criticandole, eccetera, eccetera. Però fa una raccolta di tutte le interpretazioni. Chiaramente le interpretazioni che sono state date fino alla sua epoca, perché poi le sono state date altre successivamente. Prima di introdurre queste interpretazioni, lui dice questa frase. Dice, Shela Kashave Hazaka. È una domanda difficile e forte. Perché? Dice, siamo nella situazione. Share Shulchan Veare Basar Veare Sakin Lefanenu Velanu Pelechol. Dice, è come se avessimo un tavolo davanti, avessimo la carne davanti, avessimo il coltello per tagliare la carne, però non avessimo la bocca per mangiare. Ci manca la bocca per mangiare. Ecco, questo è quello che dice Sakharima. Ma dice, questo passo è un passo che non riusciamo a capire. La storia del peccato di Mosè è una cosa che non riusciamo a capire, pur avendo tutti i dati per capire. Cioè, a volte, nella Torah, le cose non le capisco perché mi mancano i dati. Ok, la Torah è molto sintetica, non mi dice tutto e quindi devo un po' immaginare quello che è successo. Invece tutto quello che è successo viene raccontato. Quindi, quali sono le colpe, viene detto. Però, nonostante questo, non capiamo. Questo è il problema del peccato di Mosè,
abbiamo tutto spiattellato davanti, questo è quello che dice il Sakharama, però nonostante questo non capiamo. E questo è un problema non da poco. Ok, allora, detto questo, cominciamo a vedere le varie interpretazioni. E cominciamo con un grande, che è Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon. Cosa dice Rambam? Rambam dice che il peccato non è né nel battere la roccia, né nel parlare alla roccia, eccetera, eccetera, ma il peccato è per quello che Mosè ha fatto col popolo ebraico, quando ha detto Shimuna Amorim, quando ha detto ascoltate ribelli. Qual è la premessa di questa interpretazione di Rambam? Rambam dice, come sapete, è una famosa idea sostenuta da Rambam, che la strada da seguire è la strada Memuzzat, è la via di mezzo. Questa è la strada da seguire. Noi dobbiamo seguire sempre la via di mezzo. La via mediana, la Shvil HaZahav, il sentiero d'oro. Ok. Ogni volta che non seguiamo la via di mezzo e andiamo verso un estremo, Hai sbagliamo. cominciato la lezione? Sì. Sbagliamo. Ti Ogni sento. volta che facciamo una cosa del Io genere, sento. allora, che succede qui? Che Mosè in questa situazione non segue la via di mezzo. Non segue la via di mezzo e si arrabbia. Si arrabbia col popolo ebraico, tratta male il popolo ebraico dicendo Shimuna Amorim, e questa è la sua colpa. La sua colpa è essere andata al di là della via di mezzo. Però, ok. Va bene, Mosè non doveva arrabbiarsi, questa è l'idea, perché andare a arrabbiarsi significa andare verso un estremo che è sbagliato, e questa è la cosa. Però, domanda, ma dov'è il Chillul Hashem? Dov'è la profanazione del nome di Dio? Dov'è il non avete creduto? Insomma, è un po' troppo quello che dice la Torah per dire semplicemente che la colpa è perché si è arrabbiato. Che il problema è non aver seguito la via di mezzo, ma essere andato verso un estremo. Rambam lo spiega. Rambam dice, il problema non è che si sia arrabbiato, ma è perché la persona che si è arrabbiata è Moshe. Il problema è quello. Il problema non è che si è arrabbiato una persona qualsiasi, ma si è arrabbiato Moshe. E quello che fa Moshe ha delle conseguenze. Quali conseguenze? Ha delle conseguenze sul popolo. Perché dice non mi avete santificato? Non mi avete santificato e avete in qualche modo profanato il mio nome. Perché cosa dice Rambam? Rambam dice il popolo vede Mosè arrabbiarsi. Ora, Mosè è famoso per essere un uomo anav, per essere un uomo che si controlla, eccetera, eccetera. Mosè si arrabbia. Cosa pensa il popolo? Rambam sottolinea, il popolo non è composto da persone qualsiasi. Il popolo è il Dor De'ah, è la generazione che ha ricevuto la Torah, quindi una generazione che è in grado di ragionare in maniera profonda. Che cosa pensa il popolo ebraico? Ora, Mosè sicuramente non si arrabbia così. Non può arrabbiarsi in questo modo. Se si è arrabbiato, è perché Dio si è arrabbiato. Se no, Mosè non si sarebbe mai arrabbiato in quel modo lì. Questo è quello che il popolo ebraico, secondo Rambam, interpreta. Il popolo ebraico dice. Se Mosè si arrabbia in questo modo, evidentemente Dio si è arrabbiato e Mosè non fa altro che riportare l'ira di Dio. Il problema è che Dio non si è arrabbiato. Dio non si è affatto arrabbiato. Dio, nel momento in cui gli chiedono l'acqua, non reagisce in maniera particolare e alla fine gli dà l'acqua. La prova che non si è arrabbiato è il fatto che Dio l'acqua gliela dà. E quindi Mosè si arrabbia facendo pensare al popolo che Dio si è arrabbiato, e questo sarebbe la colpa di Mosè. E per questa colpa viene condannato a non entrare in Israele. Questa colpa viene detto che lui ha profanato il nome di Dio, ha portato a mancanza di emunà. Perché?
perché è quello che dice, Rambam è questo. Qual è, che cosa, come si comporta Dio in questo caso? Si comporta come Elohe Rahabim, il Dio della misericordia. Che cosa ha creduto il popolo ebraico vedendo Moshe arrabbiarsi? Che Dio invece era il Dio crudele, punitivo, eccetera, eccetera, che si arrabbiava per una richiesta come quella dell'acqua. Quindi ha indotto il popolo a avere una considerazione sbagliata di Kadosh Baruch. Questo è quello che dice Rambam. Bene, quello che dice Rambam è fortemente contestato da un altro grande commentatore che si chiama quasi come lui, che è Rambam, con la nun, Rabbi Moshe ben Nachman. Cosa dice Rabbi Moshe ben Nachman? Rabbi Moshe ben Nachman usa espressioni molto forti contro quello che dice Rambam. Espressioni che se oggi usassimo contro qualcuno che esprime un'opinione ci direbbero che siamo degli intolleranti. Ok? Se noi usassimo quello, se dicessimo quello che dice Rambam di qualcuno, di uno qualsiasi che esprime un'opinione, direbbero che siamo intolleranti, che non abbiamo rispetto agli altri. Ecco, Rambam invece queste cose le dice. E i nostri Rambam hanno, devo dire, non ci vanno leggeri quando si tratta di discutere di un'opinione. E dice che quello che dice Rambam è evil, è vanità, sono stupidaggini, non stanno in piedi. Questo è quello che dice Rambam. Perché non sta in piedi, secondo me? Tanto per cominciare, mi fa un'obiezione a cui non credo che ci sia una risposta. Dice, faccio presente una cosa, è stato punito Mosè, ma è stato punito Aaron. Ora, Aaron non risulta che si sia arrabbiato. Se il problema è il fatto che sia arrabbiato, benissimo. Va bene, Mosè si è arrabbiato, Aaron non si è arrabbiato. E allora, perché punire Aaron? Anzi, Aaron è famoso per essere quello che non si arrabbia mai. Aaron è l'uomo che, Oev Shalom, Rodev Shalom, colui che ama la pace, insegue la pace, ama le creature, le avvicina alla Torah. È l'uomo che quando due persone litigavano andava da ognuno dei due dicendogli che l'altro vorrebbe chiedere scusa ma non ha il coraggio di chiedere scusa. Ok? Aaron è questo. Ed anche in questo caso Aaron si arrabbia. Rambam dice, anche ammesso e non concesso, perché non lo concede affatto, che Moshe ha sbagliato ad arrabbiarsi. Aaron si è arrabbiato. Perché viene punito Aaron? Ma perché parla al plurale la Torah? Eh? Perché parla al plurale? Se lo me al tempi, si rivolge a tutti e due, quindi anche a Aaron. Appunto, si rivolge anche a Aaron e allora dice Rambam, non sta in piedi la spiegazione di Rambam. Ma anche Aaron quindi lo malba sempre. Sì, certo, ma la spiegazione è che il problema è l'arrabbiatura. E quindi la Meila Bashem, la Kazza di Kiddush Hashem, eccetera, eccetera, è per questo, perché si sono arrabbiati. Rambam dice, sì, si è arrabbiato Moshe, ma Aaron non si è arrabbiato. A questo punto come perché si viene coinvolto Aaron? Ma sì che si è arrabbiato anche Aaron, perché quando parla al plurale. Se dice, tutti e due, voi due, no? È la colpa parla plurale. Ah. Ma quando Moshe si arrabbia quando dice quando sì, certo che la colpa è al plurale. Ma quando Moshe dice Shimun Amorim, lo dice Moshe, non lo dice Aaron. Va bene. E quella la rabbia, l'arrabbiatura è quella. La colpa è di tutte e due, quello che dice Rambam, la colpa è di tutte e due, ma non può essere questa la colpa, perché quella colpa, ammesso e non concesso che sia una colpa, l'ha commessa uno solo. E quindi come fa a dare la colpa a tutte e due? Ok? Ok. Questo è il problema, ma non è soltanto questo. Rambam dice, ma chi ha detto che Dio non si è arrabbiato? Voi, qual è la Tana di Rambam? Rambam dice, Moshe si arrabbia, Dio non si arrabbia, lui fa credere che Dio, fa credere, non lo fa apposta, non lo dice, ma la gente crede che Dio si sia arrabbiato. E Rambam dice, ma chi ha detto che Dio non si è arrabbiato? Certo che si è arrabbiato. Certo che si è arrabbiato davanti a una lamentela del genere. La obiezione di Rambam al Dio si è arrabbiato è, ma
gliela concessa l'acqua, gliela dà l'acqua, non pone problema a dargli l'acqua. E Ramban dice, ma viene concesso un sacco di altre cose nonostante Dio sia rabbi. L'esempio è quello della mamma. Anche la richiesta della mamma è una richiesta in cui Dio si arrabbia per la loro richiesta, però glielo concede. Ramban dice, in realtà, quando il popolo ebraico fa delle richieste ragionevoli e le fa male, Dio si arrabbia perché l'hanno fatte male, però nonostante questo la cosa viene concessa. Quando è che invece non viene concessa? Quando le richieste sono irragionevoli. Quando le richieste sono irragionevoli, quando la richiesta è chinam, quando la lamentela è gratuita, a questo punto Dio li punisce. Non solo si arrabbia, ma li punisce anche. Nel caso in cui invece la richiesta è ragionevole, Dio si arrabbia per il modo in cui l'hanno chiesto, ma non li punisce e concede quello che hanno chiesto. La richiesta del pane, la richiesta dell'acqua è una richiesta ragionevole. Il modo di chiederlo era sbagliato. Questo è quello che dice Ramban. E quindi, secondo Ramban, quello che dice Rambam, il Maimonide, non sta in piedi. Ora, Ramban è uno di quelli che smonta sistematicamente tutte le interpretazioni sul peccato di Mosè. Smonterà anche quella di Rashi, però quella di Rashi la facciamo alla fine. Però a un certo punto deve dire qual è l'interpretazione giusta. Una volta che ha smontato l'interpretazione, deve dire l'interpretazione giusta. E qui entra in crisi lui stesso, lo dice, lo confessa. Dice, secondo lui la situazione di Rambam non sta in piedi. Dice, la spiegazione migliore che ho trovato, che può essere sufficiente per respingere uno che ti fa la domanda, cioè è la spiegazione migliore, ma continua a pensare che non sia la spiegazione. Questo è quello che dice Rambam, insomma, va bene per dare una risposta, ma non penso che sia la spiegazione. La spiegazione è di Rabbeinu Hananel. Cosa dice Rabbeinu Hananel? Rabbeinu Hananel dice che il problema è il modo di esprimersi di Mosè e Aaron, in questo caso tutte e due. Quando i ebrei chiedono l'acqua, Mosè e Aaron, questo sì è plurale, dicono Amin asela azè nozi lachem maim. Forse che da questa roccia noi vi faremo uscire l'acqua. Non dovevamo dire questo, faremo. Non dovevo dire nozi. Il verbo è sbagliato. Perché? Perché hanno fatto credere che la far uscire l'acqua dipendesse da loro. E che cosa è successo? Cosa poteva succedere? Poteva succedere che gli ebrei, nel momento in cui il miracolo avviene e l'acqua esce fuori, attribuissero il miracolo a Mosè. Attribuisce a Mosè, alla Chochmah di Mosè, alla sapienza di Mosè, alla magia di Mosè, alle capacità magiche di Mosè. Questo è il peccato secondo Rabbeinu Hananel. Tutto in quel nozi. Nel momento in cui hanno detto nozi, sembrano attribuire a se stessi la possibilità o la non possibilità di far uscire l'acqua, mentre la possibilità o la non possibilità di far uscire l'acqua dipende da Dio. La mancanza di Kiddush Hashem e non aver attribuito a Dio il miracolo. Ora, è una spiegazione che sta in piedi. Veramente il popolo ebraico ha pensato che Mosè attribuisse a se stesso il miracolo? Ora, è difficile dire se sì o no, però teniamo conto di una cosa. Il popolo ebraico esce dall'Egitto. È vero che sono passati 40 anni, ma esce dall'Egitto. Ora, c'è un midrash molto famoso sull'Egitto che è questo. Quando Mosè e Aaron vengono dal faraone e gli dicono, e gli fanno, gli prendono il bastone, lo trasformano in serpente, allora nella Torah l'episodio prima che viene raccontato, non sembra che il faraone reagisca in nessun modo. Il Midrash invece dice che il faraone, quando Mosè
trasforma il bastone in serpente, si mette a saltare intorno al trono come un gallo, così dice il Midrash, e ride come un pazzo e dice a Mosè: ma voi siete venuti a vendere magia in Egitto? Voi volete vendere magia a me? Ma l'Egitto è la terra dei maghi. E porta tutti i suoi maghi e fanno la stessa cosa, trasformano il bastone in serpente. Porta i bambini di una scuola, anche Harry Potter più o meno, e anche i bambini della scuola trasformano il bastone in serpente. Porta la moglie, e anche la moglie trasforma il bastone in serpente. Ora, a parte che Midrash è divertente, ma che vuol dire quel Midrash? Quel che dice Midrash è che l'Egitto è il paese dei maghi. Gli ebrei vengono dal paese dei maghi. Quindi che possano attribuire a Mosè di essere un grande mago, ci sta. Non è così fuori dal mondo. E allora la colpa di Mosè sarebbe una colpa di tipo ideologico, di pensiero. Tu devi insegnare al popolo ebraico che le cose straordinarie non dipendono dagli uomini, ma da Dio. Devi insegnare che nessun uomo è in grado di fare magie, di fare miracoli, ma è Dio che fa i miracoli. Questo è quello che devi trasmettere. Quando invece trasmetti una cosa che può essere equivocata, beh, a questo punto questa è la colpa. Questo è quello che dice Rabbeinu Hananel. Bene, andiamo a un'altra spiegazione. Ah, scusate, c'è una spiegazione carina che dà Ramban su Rabbeinu Hananel. Io ho detto che una delle colpe è Maaltem. Maaltembi. Cosa c'entra la Meilà? Meilà, ripeto, è l'usare qualcosa di sacro in maniera non sacra. Cosa c'entra la Meilà? Seguendo la spiegazione di Rabbeinu Hananel, secondo Ramban c'entra in questo modo. Voi avete trasformato qualcosa di sacro in qualcosa di profano, attribuendo a Mosè la capacità di fare il miracolo, voi avete trasformato qualcosa di divino in qualcosa di umano. E questa è Meilà. La Meilà è togliere la sacralità della cosa. La sacralità, il miracolo era divino, voi l'avete trasformato in qualcosa di umano. E questo è togliere la sacralità. In questo che ha senso è Meilà. Carina una spiegazione. Ok. Allora, andiamo avanti. Una spiegazione molto breve la dà un altro grande commentatore medievale che è Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra dice una cosa super sintetica che è questa. Il problema è non è nel battere la roccia, né nel parlare la roccia, nessuna di queste cose. Il problema è ciò che avviene prima. Che cosa avviene prima? Quello che avviene prima è che il popolo ebraico si raduna intorno a Moshe e Aaron. Moshe e Aaron vanno nell'Oel Moed e col popolo intorno, eccetera, eccetera. E Ibn Ezra dice: vanno nell'Oel Moed come dei bochim, come dei fuggitivi. Insomma, la colpa di Moshe e Aaron sarebbe di aver avuto paura del popolo, di essere quasi scappati davanti al popolo. Ora, va in questa linea un altro grande commentatore del 400, che era Yosef Albo, autore del Sefer HaIkarim. Yosef Albo dice una cosa molto particolare. Albo dice che va nella stessa linea di Ibn Ezra. Dovevano presentarsi in un altro modo davanti al popolo. Questo è quello che dice Albo.
Moshe e Aaron dovevano presentarsi in un modo diverso davanti al popolo. In che modo? Il popolo chiede l'acqua. Cosa dovevano fare secondo Albo? Secondo Albo dovevano dire: noi vi tireremo fuori l'acqua. Ci sarà l'acqua. Come fanno a dire una cosa del genere? Come fanno a dire una cosa del genere? È Dio che decide, Dio che fa i miracoli. Non sono loro che fanno i miracoli, l'abbiamo detto prima. Come fanno a dire una cosa del genere? E qui Albo si basa su una cosa che dicono i Chachamim nella Gemara. Quello che dicono è che Tzaddik Gozer veHashem Mekayem, che se uno Tzaddik fa un decreto, Dio è in qualche modo costretto a mettere in pratica quel decreto. C'è una forza nello Tzaddik di stabilire delle cose. Se una cosa è necessaria, lo Tzaddik decide che quella cosa è necessaria, Dio in qualche modo segue quello che fa lo Tzaddik. E porta una serie di esempi di come dei tzaddikim hanno preso delle decisioni, quelle decisioni sono alla fine rimaste. Ne porto due degli esempi che fa. Uno è un famoso passo del libro di Yoshua. In una guerra, Yoshua dice Shemesh Begivon Dom. Il sole si fermi praticamente. Sole a Givon si fermi. È il famoso sole che si ferma. Ok? Non so se vi è capitato di leggere la polemica tra Galileo e il cardinale Bellarmino sulla questione dell'eliocentrismo, eccetera, eccetera. Una delle cose citate è questo Shemesh Begivon Dom, che Yoshua dice di, al sole di fermarsi, che significa che è il sole che gira intorno alla terra. Ok? Questo è il. Però no, a noi in questo momento non interessa, però era curioso ricordarlo. Attenzione, Yoshua dice Shemesh Begivon Dom, il sole si ferma. Cioè, Yoshua decide, e quello che Yoshua decide, Dio lo fa. Questo che succede con Yoshua. Non succede solo con Yoshua. C'è un altro episodio che è quello di Eliahu Anavi, il profeta Elia. Allora, qual è la storia di Eliahu Anavi? La storia di Eliahu Anavi è questa. Eliahu Anavi va a trovare una persona che ha perso il figlio. Secondo il Midrash va a trovarlo perché Dio gli dice di andare a trovarlo, lui non voleva andarci. Va a trovare una persona che ha perso il figlio, però attenzione, non è che l'ha perso. È quest'uomo che si chiama Chiel, che ha ricostruito le mura di Jericho, le mura di Gerico. Ora, le mura di Gerico non dovevano essere ricostruite. Moshe stabilisce che chi ricostruisce le mura di Gerico, Yoshua stabilisce che chi ricostruisce le mura di Gerico la pagherà cara, la pagherà con la morte dei figli. E veramente succede che, che questo qui che ha costruito le mura di Gerico gli muoiono dei figli. Eliahu Anavi va teoricamente a fare Nihum HaBelim, però essendo un tipo, come si dice a Roma, fumantino, va a fare Nihum HaBelim in questo modo. Va da questo Chiel e gli dice: benedetto Hashem che mantiene le parole dei profeti. Cioè, che ha mantenuto le parole di Yoshua. Quindi, bene. A questa scena è presente il re, che è Ahav. E il re Ahav dice: ma come? Dio ha mantenuto le parole dei profeti, ma chi è più grande, Mosè o Yoshua? Mosè che è più grande. Eppure Mosè ha detto che se si fa idolatria non ci sarà la pioggia. Shema c'è scritto che se c'è idolatria non c'è la pioggia. Io ho portato idolatria dappertutto in Israele, eppure piove che è una meraviglia. A questo punto Eliahu dice questa frase. Dice: bene, se è così, non ci sarà pioggia finché non lo dico io. E decreta la siccità su Israele. Okay.
Eliahu la decreta e Dio mantiene quello che il profeta ha decretato. Cosa dice Albo? Albo dice Mosè doveva fare la stessa cosa. Il popolo ebraico si lamenta per la mancanza d'acqua, c'è bisogno di acqua, lui decreta che l'acqua deve esserci, decreta che ci deve, che si deve, che si debba esserci acqua, e a questo punto l'acqua ci sarebbe stata. In questo modo avrebbe santificato il nome di Dio, in che modo? Dimostrando che lo tzaddik, che chi segue Dio, che i fedeli servitori di Dio hanno un potere straordinario di far succedere le cose che devono succedere. Questa sarebbe la colpa di Mosè. Attenzione, non so se vi rendete conto che Albo dice l'esatto contrario di Rabbeinu Hananel. Esattamente il contrario. Rabbeinu Hananel dice la colpa di Mosè aver causato l'equivoco che fosse lui a tirare fuori l'acqua. Albo dice no, la colpa di Mosè è non aver veramente tirato fuori lui l'acqua, perché lo poteva fare essendo lo tzaddik che Gozer e Dio mantiene. Poi Albo dice Mosè non lo fa per la sua umiltà, ha del motivo per non farlo, ma in questo caso lui lo doveva fare. Perché? Perché da questo sarebbe derivato Kiddush Hashem, sarebbe derivata la santificazione del nome di Dio. Ora, questa spiegazione di Albo è sicuramente una spiegazione diversa dalle altre. La domanda è se sta in piedi, se è possibile accettarla. Il Zakarama, che riporta la spiegazione di Albo, dice che questa spiegazione è inaccettabile. È inaccettabile per vari motivi. È inaccettabile che si consideri l'umiltà di Mosè una colpa, tanto per cominciare. Mosè questa cosa non la fa mai. Dice, se Dio doveva punirlo perché non ha decretato, beh, ci sono tante cose che Mosè non decreta. Quando hanno problema del pane, del cibo, non è che Mosè dice, adesso ci penso io, scende la mano dal cielo. Non lo dice. Allora se doveva arrabbiarsi, doveva arrabbiarsi là. Se doveva punirlo, doveva punirlo lì. Mosè non fa mai niente di sua iniziativa. Mai niente di sua iniziativa. Isaac Ramal dice che anche le citazioni dei profeti, secondo lui, sono sbagliate, nel senso che in realtà nella storia di Yoshua, secondo Rabbi Isaac Ramal, la Torah non ci racconta tutto. In realtà quello che è successo, secondo lui, è che Yoshua ha fatto una tefilà a Dio chiedendogli che il sole si fermasse, e a quel punto Dio ha esaudito la sua tefillà e porta delle prove che in realtà si tratta di una tefillà. C'è un verso che dice non c'è stato niente un giorno come questo che per il prodigio straordinario che ha fatto Hashem. Se veramente fosse stato Yoshua avrebbe detto che ha fatto l'uomo, non che ha fatto Hashem. Ok, comunque Isaac Arama contesta molto fortemente l'interpretazione di Albo e contesta un po' anche forse ideologicamente l'interpretazione di Albo. Questa idea dello tzaddik che può tutto è un'idea che a Isaac Arama non piace, anche se come sapete questa idea è un'idea che esiste nella tradizione ebraica, è un'idea ampiamente ripresa dal hasidismo. Il potere enorme dello tzaddik è un'idea fortemente ripresa dal movimento hassidico. A Isaac Arama questa idea non piace. Per Isaac Arama un'idea del genere è più che discutibile. E quindi respinge l'opinione di Albo. Il problema è che una volta che l'abbiamo respinta rimaniamo col problema di qual è l'opinione giusta? Ok, abbiamo tutte le opinioni vengono smontate. La domanda è poi qual è quella che rimane. Non sappiamo qual è quella che rimane, rimarremo con il problema del peccato di Mosè. Però andiamo alla interpretazione
più nota. L'interpretazione più nota è quella di Rashi. Rashi basata sul Midrash. Qual è l'interpretazione di Rashi? L'interpretazione di Rashi è che Dio ha detto a Mosè di parlare alla roccia e Mosè invece di parlare alla roccia batte la roccia. Questa operazione è famosissima, la conoscono tutti, è molto nota. Questa interpretazione viene contestata di nuovo da Ramban, per Rabbi Moshe ben Nachman. Contestata in che modo? Ramban dice che questa storia della roccia che non doveva essere battuta, ma doveva essere, si doveva parlare, secondo lui non sta in piedi dal punto di vista dei pesukim, dal punto di vista dei versetti. Cosa dicono i versetti? I versetti dicono che a Mosè è vero che viene detto di Bartem e la sera, parlerete alla roccia, ma è anche vero che viene detto Kahetamate, prendi il bastone. Domanda di Ramban, che ci doveva fare col bastone? Perché deve prendere il bastone se non deve usare il bastone? Solo, fino adesso Mosè ha sempre usato il bastone. La storia del bastone non è la prima volta che, che troviamo. L'abbiamo per esempio nelle piaghe d'Egitto. Anche lì a Mosè viene detto di prendere il bastone e usa il bastone per operare le piaghe. Quindi a Mosè questa storia del bastone viene detta. Non solo, nella volta precedente in cui c'era il problema dell'acqua e di nuovo c'era una roccia, di nuovo lì usa il bastone per battere la roccia. Quindi gli dici di prendere il bastone, che ci deve fare col bastone? Se non battere la roccia, come ha fatto 40 anni prima, quando batte la roccia per la prima volta. Questa è la contestazione fondamentale di Ramban all'interpretazione di Rashi. Però dice anche un'altra cosa. Ramban dice anche, ma qual è il problema? Allora, cosa diciamo? Che parlare alla roccia è un miracolo più grande, per questo si sarebbe mancanza di Kiddush Hashem, santificazione di Dio, perché parlando alla roccia esce l'acqua, bene, è un miracolo grandissimo, mentre battendo la roccia il miracolo è sminuito. Questo è quello che dice. Il Ramban dice, guardate che per la roccia, che qualcuno le parli, qualcuno le batta sopra, non cambia niente. La roccia rimane sempre roccia. Non è che è cambiata la roccia rimane uguale. Che tu li parli, che tu li batti con un bastone, che tu li lanci addosso un masso, è la stessa roba. La roccia è sempre roccia. E la roccia non si smuove né perché gli hai battuto sopra, né perché gli hai parlato. È sempre un miracolo, non c'è un miracolo più grande, un miracolo più piccolo, è sempre un miracolo, anche se batti sulla roccia è un miracolo. E quindi Ramban dice, questa storia che questo sarebbe un miracolo più grande, secondo lui non sta in piedi. Dice, ezze la sera a colchavè, presso la roccia è tutto uguale. Ok, bastone o parola sono tutti uguali. Ora, io volevo portare come ultimo, penultima spiegazione, una non spiegazione. È una non spiegazione molto famosa che adesso viene spesso citata. Voglio il copyright perché la cito da almeno 40 anni, quindi almeno, adesso va di moda, anche in Israele va di moda citare questa cosa. La spiegazione la dà Shabal. Attenzione, è una non spiegazione. Comincia con una non spiegazione, però in realtà poi lui dà una spiegazione. Shadal dice che lui non cercherà un'interpretazione del peccato di Mosè. Dice, i Befarshim hanno dato almeno 13 interpretazioni del peccato di Mosè, se non di più.
Ora, se io mi metto a cercare un'interpretazione del peccato di Mosè, probabilmente la trovo. E quello che faccio è aggiungere un altro peccato a Mosè. Quindi è comparso uno e arriviamo a 14. Ok? Questo è quello che diceva. E quindi non lo faccio. E quindi io non cerco interpretazione. Non do l'interpretazione. Però mi sono letto le altre. E lui dice una cosa interessante. Dice, all'inizio, l'interpretazione che mi convinceva di più era quella di Ramban. Ricordo, Ramban in realtà riporta l'interpretazione di Rabbeinu Hananel, secondo cui il peccato è nel nozi lachem mai, che noi, cioè attribuire a se stessi la paternità del miracolo. Questo sarebbe il peccato di Mosè. L'attribuire a se stessi la paternità del miracolo. Ma l'attribuire, creare l'equivoco che si attribuisca a se stessi la paternità del miracolo, non che veramente lo attribuisca a se stesso. Chanel dice, io devo dire che questa spiegazione è quella che mi ha sempre convinto di più. Però poi, dopo 15 anni, ci ho ripensato e mi sembra che l'unica spiegazione che stia in piedi, attenzione, ricordatevi che Chanel è un grande filologo legato al testo, l'unica spiegazione che sta in piedi dal punto di vista dell'interpretazione del testo, cioè che spiega tutti gli elementi del testo, è quella di Rashi. Alla fine ritorna alla spiegazione di Rashi, cioè quella del parlare alla roccia e non battere la roccia. E risponde anche all'obiezione di Ramban. La versione di Ramban è che per la roccia il bastone o le parole sono uguali, tanto non tira fuori acqua né col bastone né con le parole. Chanel dice, sì, questo è vero per le persone che capiscono, è vero per le persone che capiscono che se non è che se batto una roccia viene fuori l'acqua. Però per le persone semplici, per gli ignoranti vedono battere la roccia, possono pensare che questo sia stato la causa dell'acqua che viene fuori. E visto che Mosè non si rivolge a grandi hachamim, ma si rivolge a persone qualsiasi, le persone qualsiasi potevano capire questo. E infatti dice, che cosa dice il testo? Il testo dice che Mosè e Aaron non hanno santificato Dio agli occhi della comunità. Non che semplicemente l'hanno santificato, ma agli occhi della comunità. Cioè ci si rivolge a una massa di persone. E le masse di persone ragionano in maniera diversa. Okay? Non ragionano come la singola persona che si mette a studiare. La singola persona che mette a studiare devi dare le spiegazioni razionali, devi spiegare le cose, eccetera, eccetera. La massa si fa prendere dalle cose, si fa prendere dalle impressioni. L'impressione che dà una roccia su cui si batte non è la stessa impressione che dà una roccia a cui si parla. Alle masse non fa la stessa impressione. E visto che ci si rivolge alle masse, questo è, secondo Chanel, è il peccato. Il peccato è non aver capito che loro stavano sminuendo il miracolo di Hashem. Questo è quello che dice Chanel, quindi alla fine non dà una spiegazione, ma interpreta la spiegazione di altri. Do un'ultima interpretazione, poi magari la prossima volta riporto una cosa un po' diversa, sempre su questo. La persona che dà l'autore, un autore che si chiama Aktav ve Akabbalah. La cosa strana che nota il Ktav Kabbalah è questo, che il testo dice vedi Bartem e parlerete alla roccia le NM davanti ai loro occhi. Ora,
dice Ktava Kabbalah, quando si parla non ci si rivolge agli occhi, ci si rivolge alle orecchie. Quindi dovrebbe essere e parlerete alle loro orecchie. Perché invece dice di Bartel Elem? Perché in realtà per Enè, per occhi, non si intendono gli occhi veramente, ma gli occhi sono un modo di dire nella Torah, non solo nella Torah, che indicano il pensiero. Insomma, si dice per esempio del Sanedrin che sono Enè Aedà, che sono gli occhi della comunità, gli occhi del popolo. In quel caso ovviamente l'occhio nell'occhio, anche perché del Sanedrin faceva parte anche uno dei più famosi Chachamim del Talmud, il Rav Shesher, che era cieco. Quindi gli occhi non possono essere gli occhi veramente. Gli occhi sono il pensiero. Quindi il Sanedrin è quello che esprime il pensiero per il popolo. Che significa dovete di Bartelene, parlerete ai loro occhi? Intende il loro cervello. In realtà, quando dice parlerete ai loro occhi, è parlate al loro cervello. E il loro cervello dovete comunicare che ciò che conta è la parola di Dio. E questo è quello che non avete comunicato. Voi non avete comunicato che ciò che conta è la parola di Dio, non sono le azioni, ma la parola di Dio, e questo non avete comunicato. Dovete, insomma, il miracolo di Mem Meriva doveva essere un'educazione del cervello del popolo ebraico. Avete perso l'occasione di educare i cervelli. Questo è quello che dice la Kabbalah. E con questo chiudiamo per adesso, anche se da poter dare un'interpretazione a questa volta. Allora, avevo la registrazione. Zaguro.